Siamo sulla linea Palermo-Milano, un viaggio lungo più di 1500 chilometri. Il 5 agosto di molti anni fa, su quel treno, c'era anche la famiglia Alessandrello. Era l'anno 1964, siamo partiti da Palermo in tre, io, mio marito e mio figlio, e andavamo a Milano. Mamma, mi è scappato il pipì. Sì, lo porto io, dai. Vieni. Claudio non ama i lunghi viaggi e non sopporta i bagni scomodi e rumorosi del treno. Dai, su, forza. Ciao. Ho paura, ho paura. Dai, su, facciamo pipì, Claudio. Su. Aveva timore proprio, si sentiva chiuso, si sentiva angosciato, aveva l'angoscia. Dunque si faceva questa vita, si faceva fare la pipì nel bicchiere, poi si andava a buttarla via. Sotto la galleria vedevamo che non c'era luce, però pensavamo che era una cosa così, che poi veniva, ecco. Senta, scusi, dica, la luce? Adesso viene, c'è stato un piccolo qua, adesso mettiamo a posto. No, il bambino c'ha paura. Sì, sì, comunque adesso mettiamo tutto a posto, non c'è problema. Grazie. Il controllore ci ha detto che la luce poi, andando avanti, l'avrebbero messa a posto. E invece la luce non ce l'hanno messa a posto più nessuno. I passeggeri restano al buio a lungo. Quando il treno arriva a Napoli, ai genitori di Claudio si pone il solito problema. Siamo arrivati a Napoli. Papà, mi scappa la pipì. Senti, lo porto giù al bagno della stazione. A te? Sì. Vieni qua, andiamo, dai. Subito. E io dicevo, non allontanarti dalla carrozza, certo di scendere, ma sta qui vicino. Perché la mia preoccupazione quando loro scendevano, di non vederli più arrivare. Io poi non ho visto più nessuno. Quando loro sono scesi dal treno, io non ho visto più nessuno. La partenza del treno è prevista all'1:25. Quando ripartirà il treno? Partirà adesso. Da sola. Sono bloccate. Nessuno si accorge di nulla. Il treno sta prendendo velocità. Aiuto! Oramai erano passati 2 o 3 minuti.
E la signora là vicino mi dice: ma non si preoccupi, adesso vedrà, sarà sceso, sarà salito su un'altra carrozza. Aprite! Ce la faccio! Aiuto! Pochi chilometri c'è una galleria stretta e lunga. Il treno si prepara ad affrontarla a 140 chilometri all'ora. Papà! Aiuto! Aiuto! Non mi immaginavo mai quello che stava succedendo fuori. Alla galleria mancano pochi secondi. Queste persone per me rappresentano la continuità della vita di mio figlio e anche mia. Sarebbe la cosa più bella del mondo, rivedere questi signori. La prima cosa che mi verrebbe in mente, le direi: se mi vedete ancora, lo devo a voi altri. E se vedete mio figlio, lo deve a voi altri. Sono passati 30 anni da quel terribile giorno. Claudio ha superato a fatica lo shock e sua madre non è più salita su un treno.